Amici sportivi, buonasera dallo stadio Armando Picchi di Livorno. Sta per iniziare la partita fra il Livorno e il Certaldo, valida per la sesta giornata del campionato regionale di Eccellenza. Siamo qui con Paolo Werner. Paolo, una battuta prima che inizino le squadre, sono già al centro del campo. Naturalmente salutiamo tutti coloro che ci seguiranno in differita da ogni parte del mondo. Paolo, una partita, come dire, c'è un tanto un minuto di raccoglimento in memoria e ricordo di Poerio Mascella, portiere amaranto della fine degli anni 70, che è scomparso nei giorni scorsi. Osserviamo anche noi il silenzio. Sì, buonasera a tutti gli sportivi. Allora, una partita nella quale il Livorno è chiamato a dare un colpo di ala alle note polemiche che ci hanno investito ieri con le squalifiche di Vantaggiato e di Protti. Puglio si affida a Mazzoni che ritrova il suo posto da titolare dopo quasi 3 anni dalla squalifica di Lecce. E vabbè, vediamo un po' come andrà contro l'ultima della classe questa partita. Bene, grazie, grazie Paolo che va a prendere la sua posizione in tribuna. Noi ovviamente cerchiamo anche di fare un cambio di microfoni. Vediamo se la voce vi arriva magari più chiara. Ecco, la partita è intanto iniziata, sono le ore 20 e 30 precise del 6 di novembre qui a Livorno per la sesta giornata del campionato di Ardenza di promozione. Vado intanto a dare le formazioni. Livorno che scende in campo con Mazzoni, Franzoni, Ghinassi, Giampà, Fontana, Nunzi, Gargiulo, Apolloni, Bellazzini, Torromino e Ferretti. A disposizione dell'allenatore Buio abbiamo Fontanelli, Milianti, Pulina, Giulia, Frati, Durante, Gelsi e Pecchia. Risponde il Certaldo agli ordini dell'allenatore Ramerini con Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Pampalone, Razzanelli, Corsi, Bernardini, Nuti, Camberi, Baccini, Martini. A disposizione dell'allenatore abbiamo Di Furia, Biagini, Acatullo, Orlandini, Adelucci, Borgognoni, Dini, Ulivieri, Cresti. L'arbitro è Nannelli della sezione del Vardardo, coadiuvato dai guardalinee Lumetta e dalla Bartola. Vorrei anche sentire Luca Aprea. Intanto la partita è cominciata, avete visto già le prime immagini, e il Livorno naturalmente in maglia bianca ha subito cercato di proporsi. Luca, prego. Insidiosa, c'è stato ultimo in classifica, ma da non sottovalutare. Ecco, magari ci sono dei problemi di audio, vediamo un pochino di recuperare. Nel frattempo cerchiamo di descrivere appunto le azioni di gioco, calcio di punizione a favore degli Amaranto, e la palla però finisce praticamente direttamente sul fondo. Luca, che dire, queste primissime battute? Allora, Livorno che si è subito portato in attacco, ha tirato un calcio di punizione, palla sul fondo, e subito comunque ha cercato di far capire le sue intenzioni. Certaldo che non ha niente da perdere, i fiorentini sono ultimi in classifica, tra l'altro si giocano con una maglia viola. Attenzione che ora si portano in attacco gli avanti, tiro, palla alta sopra la traversa. Occasione nitida anche per il Certaldo, che quindi chiaramente scende all'Ardenza senza alcun timore riverenziale. E bisogna fare attenzione. Comunque, tre pali del Livorno. Stasera gioca
Luca Mazzoni che torna in campo anche complice della squalifica di Pulidori, si pensava Joasse Fontanelli, invece c'è il ritorno tra i pali di Luca Mazzoni che ovviamente complice anche l'assenza di Vantaggiato per le note vicende, indossa anche la fascia di capitano. Livorno che ora perde palla male in fase di disimpegno, ospiti che vengono in avanti, attenzione, un'altra occasione clamorosa per il Certaldo, due palle gol in meno di 5 minuti, siamo infatti al terzo minuto, il Certaldo ha già collezionato in una manciata di secondi due clamorose palle gol. Livorno che ora prova a rimpostare l'azione, Livorno che come abbiamo visto gioca in completa tenuta bianca, la grande ospitalità. Attenzione, palla ora sulla fascia a Fontana, pallone adesso perso a centrocampo dal Livorno. Certaldo che prova a lanciare centravanti Baccini, ma fa buona guardia Di Nassi che chiude e serve Mazzoni. Grazie Luca, perché per un mio è sicuramente difficile fare una telecronaca senza occhiali, quindi ho dovuto recuperare gli occhiali che erano rimasti in una postazione poco distante, quindi stiamo appunto osservando quando siamo giunti al quinto minuto del primo tempo, il punteggio è ancora 0-0, ma come diceva il collega Luca Prea, che ringraziamo, ci sono state praticamente due palle gol in questi primi minuti. I tifosi del Livorno si fanno naturalmente sentire, è il Livorno che sta manovrando con Franzoni, cerca la penetrazione, ma il Certaldo riesce a contenere ed è Camberi che cerca di aprire, ma interviene poi un giocatore Amaranto che spazza letteralmente la palla che finisce sul fondo, si tratta per l'esattezza di Fontana. Dunque è il Certaldo con la maglia viola che ricorda un po' la maglia della Fiorentina. Certaldo d'altronde è un borgo, una cittadina in provincia di Firenze, è il Certaldo che rimette la palla, però viene intercettata da Dunzi ed è quindi ancora il Certaldo con Bandini cerca di imbeccare sulla destra il numero 8 Bernardini, la palla sfuma sul fondo, quindi è la formazione Amaranto che può ribattere con il proprio portiere Luca Mazzoni, che come diceva Paolo Werner nelle battute prima dell'inizio della gara, torna sulla in porta a difendere la porta Amaranto dopo un bel po' di tempo, diciamo così. Livorno che sta manovrando sulla fascia destra e quindi cerca naturalmente di trovare degli spazi, ma il Certaldo che è partito in modo molto guardingo, molto attento, che controlla la palla. E ancora quindi la formazione fiorentina, che però la palla finisce sul fondo, si andrà a rimettere proprio a favore del Certaldo, che va a rimettere con Vecchiarelli sulla sinistra. Per quanto riguarda la squadra ospite, si sta cercando di manovrare, di penetrare oltre il centrocampo Amaranto, però fa buona guardia appunto, fa filtro il centrocampo, palla che viene rispedita praticamente al portiere Orsini, Leonardo Orsini, classe 2002, 19 anni, un portiere che diciamo di buone anche prospettive. L'intervento aereo del giocatore Amaranto non va a buon fine ed è quindi Nunzi, palla che viene poi assegnata con un calcio di punizione a favore della formazione ospite. Quindi è Certaldo che può andare a battere quando siamo giunti al settimo minuto del primo tempo, punteggio ovviamente ancora 0-0 ed è qui il Certaldo che si fa vivo in avanti, ma il Livorno che riparte sulla fascia sinistra con il numero 15 Nunzi. Nunzi è sempre molto attivo, la palla però viene fermata dalla retroguardia del Fiorentina che imposta, quindi sono proprio i ragazzi di Ramerini che cercano di impostare un'azione offensiva, viene però fermata l'azione dal Livorno. Beh Luca, come dire, una partenza abbastanza scoppiettante, no? Sì, sicuramente in questo avvio decisamente meglio gli ospiti, intanto bomboni dalla curva nord.
ospiti che chiaramente hanno cominciato col piglio della squadra che non ha niente da perdere, lo stanno ampiamente dimostrando. Attenzione, ora il centravanti Baccini che si porta avanti, salta due avversari, prova a crossare, deviazione, Luca Mazzoni non riesce a evitare il calcio d'angolo, credo sarà corner per la squadra ospite. Sì, l'arbitro ha fischiato, ti passo la linea. Bene Luca, grazie, ti ringrazio naturalmente. Quando siamo giunti al nono minuto del primo tempo, punteggio ricordo 0-0. Quindi vediamo un attimino se c'è un dibattimento in campo. Vediamo che cosa verrà deciso. Intanto c'è il portiere con la palla. Mi sembra che sia stato assegnato un calcio di rigore, se non vado errato. Un calcio di rigore, io avevo... Luca, assolutamente, anche perché c'era letteralmente un via vai davanti alla nostra postazione, però è rigore, va... mi sembra il numero 8 Bernardini sulla palla. Rete, il Certaldo passa in vantaggio qui a Livorno, quindi quando siamo giunti al decimo minuto la rete è di Baccini, non di Bernardini, chiediamo scusa. Quindi il Certaldo perfora la rete Amaranto. Niente da fare per Mazzoni, quindi ospiti in vantaggio. Luca, ma sembrava che avesse indicato la bandierina. Sì, in un primo momento l'arbitro ha fischiato, ho visto le proteste, ma pensavo fossero dovute al fatto che Mazzoni aveva trattenuto il pallone prima che questo uscisse. Invece poi a un certo punto l'arbitro si è diretto proprio sul dischetto, tra le proteste degli increduli giocatori Amaranto, increduli anche noi, perché ovviamente probabilmente è una spinta, ma non riusciamo a capire. Ora poi magari con il replay cerchiamo di capire perché è stato fischiato questo calcio di rigore. Comunque Baccini ha trasformato infilando nell'angolo basso. Ora, netto poi dell'episodio del rigore, che farà molto discutere, comunque va detto che il Certaldo ha, per questo quanto si è visto in avvio di gara, comunque ha meritato di sbloccare il risultato, perché sicuramente sta giocando meglio questo avvio di gara. Però il rigore sinceramente non l'abbiamo capito. Bene, grazie Luca Prea. Livorno che dunque si trova sotto quando siamo giunti poco dopo il decimo minuto, all'undicesimo per l'esattezza. La rete è stata messa a segno sul calcio di rigore da Baccini. Quindi Certaldo che si trova inaspettatamente in vantaggio allo stadio d'Ardenza sugli Amaranto. Ovviamente ci sarà da assorbire adesso questo KO, questo knockout. È il Livorno che sta manovrando con Apolloni cerca di mandare la palla, anzi la manda sulla fascia destra. Si cerca di imbeccare Nunzi, palla che finisce però in fallo laterale. È il numero 16 Fontana che rimette, cerca Nunzi, ancora fallo laterale a favore della formazione Amaranto. Fontana che cerca un compagno, lo trova, ma la palla poi finisce fuori. Fase della partita abbastanza nervosa, ovviamente, perché questo gol sulla cui genesi vorremmo capire di più strada facendo, perché inizialmente non solo il sottoscritto ma diverse persone che stanno qua attorno a me, a Marco Ceccarini in tribuna stampa, era sembrato che l'arbitro avesse indicato il calcio di angolo. Prego Luca. Allora, stiamo cercando di, anche qui con i colleghi, di istruire l'azione. Allora, il rigore sarebbe stato fischiato per un fallo di mano di Ghinassi sul tiro poi
parato da, bloccato da Mazzoni, che si era anche allungato per evitare il calcio d'angolo. Sul tiro cross dell'attaccante del Certaldo, smorzato da Ghinassi, probabilmente l'arbitro ha visto un tocco di mano, magari ci sarà, ora poi lo rivedremo con le immagini, e ha indicato il dischetto tra le proteste comunque dei giocatori Amaranto. Fallo di mano di Ghinassi. Bene, quindi mano di Ghinassi, probabilmente diciamo è intervenuto poi l'arbitro per sanzionarlo con il rigore dopo che era sembrato appunto che avesse indicato inizialmente il corner. Vedremo poi meglio. Livorno che comunque in profondità verso Ferretti, però viene anticipato la difesa fiorentina, fa buona guardia, e quindi è il Certaldo che può ricominciare. È Nuti sulla palla che fraseggia con il compagno, con Corsi, poi ancora comunque Certaldo che può impostare. La palla arriva al numero 9, l'autore di gol Baccini. Baccini che cerca il compagno, cerca Martini, ma viene però intercettata dal guardia Amaranto. Si può partire un lancio in avanti, però senza capo né coda. La palla arriva praticamente molto debole dalle parti del portiere Orsini, che può controllare. Siamo giunti, ricordiamo, al quarto d'ora e il punteggio è ancora 1-0 per il Certaldo sul Livorno. Ecco la formazione viola che imposta un'azione offensiva, va via sulla fascia destra Bandini, il suo cross però finisce direttamente sul fondo. Bandini che ha avuto una buona percussione in velocità, e però poi la sua, come dire, iniziativa si è spenta oltre la linea di fondo della retroguardia Amaranto. Amaranto che adesso sono già ripartiti con Ghinassi, si cerca per il numero 15 Nunzi, ancora per Fontana, anzi no, per Torromino. Palla che finisce poi in fallo laterale, questa volta è Fontana che rimette palla nuovamente in fallo laterale, questa volta però è a favore della formazione ospite. È Bandini che rimetterà, ovviamente Bandini cerca il compagno, esattamente Corsi, viene però fermato Corsi. Certaldo che ancora con Nuti, interviene poi Apolloni che mette direttamente in fallo laterale, e ancora Bandini un giovane del 2001, quindi 20 anni. Certaldo tra l'altro è una delle formazioni più giovani del campionato insieme al Picchi. C'è Luca una distanza non indifferente tra le due formazioni in classifica. Assolutamente, ma questa distanza per ora non si è vista, anzi il Certaldo, al netto dell'episodio del rigore che andrà sicuramente rivisto e che farà comunque discutere, sta legittimando il vantaggio. Per ora in campo c'è soltanto una squadra, purtroppo per noi non è il Livorno, sta giocando solo il Certaldo, che ora è ancora in fase di attacco, a battere una punizione sulla tre quarti con il numero 8 Bernardini, grande mucchio in area del Livorno. Bernardini sta per battere, parte Bernardini, palla tagliata, torre, palla alta sopra la traversa, forse era anche già uscita. Si ricomincerà comunque con una rimessa dal fondo per il Livorno che Luca Mazzoni ha già battuto, ma che l'arbitro fa ripetere.
Bene, grazie Luca. Intanto vediamo che sta passando appunto in sovraimpressione anche il risultato parziale attualmente, il Certaldo che sta vincendo al momento 1-0 allo stadio Picchi di Ardenza contro la formazione Amaranto di Buglio. Livorno che adesso prova a impostare un'azione offensiva, è Fontana che rimette la palla dal fallo laterale, poi viene filtrata da Gargiulo. Gargiulo si cambia fascia, si va sulla destra, si cerca in profondità Torromino, ancora poi Apolloni. Apolloni che va da indietro verso la palla arriva poi a ancora Apolloni, Gargiulo, Apolloni adesso per Nunzi cerca la profondità, la trova verso un compagno, va giù un giocatore Amaranto, è coperto, sembra che si tratti di Torromino. Vediamo, c'è un calcio di punizione che forse è lo stesso Torromino che andrà a battere. Un nugolo sì di calciatori Amaranto questa sera, ricordo, in maglia bianca, però è Torromino sulla palla insieme a Bellazzini, le due punte in buona sostanza. Ricordiamo la lunga squalifica inflitta a Vantaggiato, tutte le polemiche delle scorse ore e il ricorso incipiente della società Amaranto. Torromino e Bellazzini sono pronti al tiro, uno di due batterà, secondo noi sarà Torromino che tenterà il tiro direttamente in porta, vedremo, d'altronde c'è anche uno spazio d'apertura. Ecco, invece no, è Bellazzini fa velo, poi Torromino la barriera però ribatte e quindi niente da fare. Mazzoni che arriva fino alla tre quarti. C'è anche un discreto vento, anche piuttosto freddo qui a Livorno, quando siamo giunti al 21esimo minuto, punteggio ancora 1-0 per la formazione ospite che inaspettatamente sta conducendo e devo dire sta anche amministrando abbastanza bene questo vantaggio, ma attenzione perché la palla battuta, punizione di Amaranto, viene praticamente intercettata e il rischio che potesse partire un contropiede è stato grande, poi invece è stata la in qualche modo l'astuzia, la maestria di Fontana che ha evitato che l'azione potesse svilupparsi in avanti per il Certaldo. Livorno che insiste ed è in questo caso il numero 15 Nunzi, anzi no, è stato ancora Fontana a tentare la penetrazione. Livorno che può reimpostare, Nunzi questa volta, Nunzi che cerca di aprire sulla fascia destra verso Apolloni, poi Torromino, fraseggio sulla tre quarti avversaria, Livorno che fa molto movimento, molto possesso palla e sta cercando disperatamente il gol che possa portarlo sul punteggio di parità. Viene poi commesso un fallo a danni di Ghinassi. Livorno che può poi ripartire, tandem fra Fontana e Nunzi, pallone che poi, gioco che viene interrotto, si ripartirà con un calcio di punizione a favore della formazione ospite. In terra è andato il terzino Bandini che si rialza. Va a battere Julian Camberi.
palla che arriva poi è ancora Camberi, se non andiamo errato, che sta cercando di penetrare, ma il Livorno riesce a vincere questi contrasti e ripartire la squadra avanti e avanti. Torromino cerca di andare a recuperare il pallone dalle parti del portiere Orsini. Poi l'azione si è riproposta in avanti per il Ceddardo, ma è il Livorno che può ancora con Nunzi, molte azioni passano da suoi piedi e molte anche da Fontana. Ecco Livorno che cerca ancora Nunzi, grande movimento indietro per Fontana e poi si cerca Di Nassi. Di Nassi che manda la palla poi sulla cambia fascia sulla destra, si andrà a cercare sicuramente Torromino che cerca di farsi vedere. La palla arriva al centro dell'area però viene deviata e quindi ci sarà un corner, un calcio d'angolo a favore della squadra Amaranto. Ricordo il punteggio 1-0 a favore degli ospiti. Dalla bandierina va Gargiulo, esce poi il portiere Orsini che ribatte, ma è ancora la squadra del Livorno con il numero 15, Nunzi che manda il pallone al centro, ancora però esce Orsini e si impadronisce e quindi pone fine a questo tentativo di assalto della squadra del Livorno. Luca Prea, Livorno che sta facendo molto gioco, molto possesso palla, però va detto che il Certaldo sta oggettivamente amministrando. Vediamo questa azione, intanto c'è una in qualche modo ancora mi sembra calcio d'angolo a favore della squadra Amaranto. Riprenderemo il commento non appena questa azione ovviamente si sarà esaurita. Gargiulo dovrebbe essere sulla bandierina. C'è tutta la difesa schierata, ma anche gli avanti Amaranto che stanno cercando di trovare spazio. Palla che arriva al centro dell'area e il colpo di testa di Torromino che però sorvola sopra la traversa. Luca, ti stavo chiedendo, Livorno che sta facendo molto gioco, si sta proponendo come proprio adesso con questo sviluppo del corner con Torromino, però un Certaldo che si sta difendendo con ordine e devo dire molto sorprendente. Certaldo che assolutamente sta giocando la sua partita più in maniera più che dignitosa. Livorno che si è reso un po' pericoloso in un paio di circostanze con situazioni nate da palle inattive, come l'occasione di poco fa sui sviluppi del calcio d'angolo, che è stata probabilmente la palla gol più nitida che ha avuto il Livorno in questo avvio di partita. Certaldo che dopo essere partito veramente in maniera molto aggressiva adesso sta gestendo il vantaggio, il Livorno sta guadagnando un po' campo, ma per ora è un possesso di palla abbastanza sterile, credo. Bene, grazie Luca. Possesso di palla abbastanza sterile, dice Luca, e oggettivamente non gli si può dare torto perché sembra proprio così, insomma. Livorno che comunque ci prova e Bandini che mette in fallo laterale a favore della squadra Amaranto e poi Fontana che va a rimettere, però la palla viene subito intercettata e quindi però l'ultimo a toccare è un giocatore del Livorno e quindi Bandini può ripartire con il calcio d'angolo.
Ecco che Livorno con Torromino cerca di entrare in area, perde malamente la palla nel controllo e quindi sarà Orsini che rimetterà dal fondo quando siamo giunti al 29esimo minuto nel corso del primo tempo, punteggio ancora 1-0 a favore della squadra ospite. La rete, ricordiamo, è stata segnata su calcio di rigore da Baccini, rigore concesso per un fallo di mano di Ghinassi. Eccolo i Viola che stanno manovrando a centrocampo, pallone verso Bandini, Bandini che cerca il compagno, viene però intercettato da Fontana. Palla comunque, gioco comunque è stato interrotto, palla quindi nel possesso del Livorno. Ancora Fontana che cerca il fraseggio con Torromino, palla che arriva poi verso Apolloni, cerca poi, ecco, vediamo che è stato letteralmente atterrato, ma forse vediamo l'arbitro che cosa decide. Intanto era fuori area, quindi sarebbe comunque un calcio di punizione, però l'arbitro evidentemente non ha ravvisato un fallo a favore della squadra del Livorno. Si può dunque ripartire con la formazione viola che ribatte un fallo laterale. Quando siamo giunti al 31esimo, punteggio ancora 1-0 per il Certaldo. Luca, è una fase di stanca questa. Torno che sta provando a reagire, ma per ora lo fa in maniera abbastanza confusa. Attenzione adesso al Certaldo che viene avanti, palla in mezzo per cercare Baccini, ma libera la difesa Amaranto. Il fallo laterale, Livorno che comunque ogni volta che il Certaldo viene avanti soffre tantissimo, in maniera che non va bene, non assolutamente. Assolutamente d'accordo, in maniera eccessiva, soffre in maniera eccessiva. Questa è una squadra che evidentemente ha delle situazioni da registrare, una condizione di cui lo stesso Buglio abbiamo visto che è consapevole. Torno che comunque può impostare la gara con il numero, proprio numero 15, Nunzi che cerca con Franzoni, e poi adesso è Ghinassi per Torromino. Si tenta di pescare Nunzi, però viene poi, la palla va praticamente addosso a Bandini, la palla finisce però sui piedi di Fontana, Torromino, Giampà, la palla verso Bellazzini si gira, niente da fare. È come se alla fine poi, come dire, le azioni Amaranto purtroppo fossero inconcludenti, perché il grande movimento non si traduce in finalizzazione. Questo purtroppo è quello che osserviamo dalla tribuna stampa ed è oggettivamente un peccato che questo avvenga. Intanto c'è
Bandini a terra, arrivano i sanitari del Certaldo. Prego Luca. Sì, ammonito intanto Gianpa, ma mi sembra veramente un provvedimento eccessivo. Il difensore del Certaldo ha fatto un po' di scena, ha funzionato perché l'arbitro è stato il cartellino giallo, era indubbiamente fallo, ma sicuramente non da ammonizione. Certaldo che adesso viene avanti. Bene. Luca, Livorno che sta soffrendo, comunque stavo dicendo questo poco fa, purtroppo ci sono delle situazioni evidentemente da registrare in questa squadra. Assolutamente sì, Livorno che sta giocando veramente molto male, Certaldo è in vantaggio, direi anche meritatamente, perché ha messo praticamente, ha fatto fruttare l'avvio molto intraprendente, approfittando di un calcio di rigore che andrebbe poi rivisto. E comunque Livorno, che la reazione di Livorno non c'è stata, anzi il Certaldo ora sta prendendo anche confidenza con la partita e sta provando a venire avanti. Attenzione al calcio di punizione, Luca Mazzoni la perde per poco, non combinava la frittata, numero uno Amaranto, si salva in qualche maniera, forse c'era anche una carica, lui probabilmente no, comunque palla in calcio d'angolo, Livorno che ha rischiato tantissimo in questa circostanza. Ma io sinceramente non mi è sembrato ci fosse una carica oggettivamente, però il vento probabilmente perché c'è anche un discreto vento, questo va detto, però vediamo, è il Certaldo che va a battere dalla bandierina. Sono momenti, come dire, convulsi della gara. Mazzoni che va a rimettere dal fondo. Livorno che tenta di riorganizzare le proprie idee. Certaldo che invece da parte sua sta conducendo la propria partita in modo molto ordinato, molto lucido, e crea, come abbiamo detto, non poche difficoltà alla squadra Amaranto. Livorno, attenzione, perché per poco non si fa sfuggire il pallone a Polloni. Livorno che cerca sulla fascia destra di trovare gli spazi necessari ad andare a pungere, ma Certaldo che contiene, viene fermato il gioco, c'è un calcio di punizione a favore del Livorno. Il fallo è la sua Polloni, quindi la squadra Amaranto può ripartire. E poi invece la palla va verso Fontana per Torromino, tiro, e la palla letteralmente lambisce il palo. Luca, va detto che bella conclusione Torromino, palla fil di palo, però siamo sempre alle azioni, come dire, alle intuizioni personali. Sì, però almeno si intravede una reazione, almeno si comincia a tirare in porta. Per il Livorno è fondamentale cominciare a mettere un po' di pressione al Certaldo, che sta controllando abbastanza agevolmente la partita. Livorno che adesso prova a portarsi in avanti. Ferretti va in pressing, forse commette fallo, l'arbitro fa proseguire. Giocatore numero 2 del Certaldo, Bandini, resta a terra ma si rialza subito. Proteste adesso del pubblico Amaranto,
Livorno che adesso prova a rimpostare con Ghinassi. Lancio lungo a cercare Torromino, pallone che forse niente, non ci arriva, attenzione, poi Torromino cerca di intervenire sulla ripresa del portiere, non commette fallo, il portiere abbranca in presa e si appresta a rinviare. C'è stata un'indecisione della retroguardia ospite, Torromino per poco non ne ha approfittato sfruttando un lancio lungo di Ghinassi. Attenzione che Certaldo che adesso rinvia con il portiere, palla direttamente sul fondo. Partita che adesso riprende con una rimessa laterale in favore del Livorno. Okay. Livorno che non sa chi dare il pallone, Torromino spizza di testa. Livorno che adesso riparte in contropiede con Bellazzini che apre sulla fascia per l'accorrente Franzoni. Attenzione Livorno, Bellazzini prova a girarsi, non ci riesce. Ora Franzoni, il Certaldo libera e prova a ripartire in contropiede, ma Fontana interrompe l'azione e parte Torromino sulla fascia, due degli avversari del Certaldo su di lui. Torromino riesce a crossare e c'è quasi il gol. Arrivato Ferretti a colpire di testa e si è scontrato con il portiere del Certaldo Orsini che protesta platealmente perché chiede una carica che forse va detto c'era. Sì, secondo me il fallo sul portiere c'è, vediamo adesso che cosa decide l'arbitro. Questo comunque è sinonimo chiaramente di nervosismo perché si evince questo. Ma d'altronde bisogna anche dire che non bisogna dimenticare intanto che Livorno è primo in classifica con grande margine prima di questa gara naturalmente, e quindi bisogna non perdere la concentrazione, non perdere la lucidità, perché sarebbe veramente terribile e deleterio. Livorno che sta manovrando in difesa, quindi la palla arriva verso Storromino, ma poi viene ripresa da Certaldo che reimposta l'azione, ed è il numero 11 Martini che viene messo a terra, quindi il calcio di punizione sarà a favore della squadra ospite. Vediamo chi va, forse è lo stesso Martini, che no, anzi, vediamo chi andrà a battere la punizione. Intanto le due squadre sono entrambe schierate in linea al centro dell'area di rigore Amaranto. Esce Mazzoni, la punizione era stata battuta da Brazzanelli, Mazzoni di pugno manda fuori. Livorno che può partire, si cerca Torromino, azione ficcante per il tanto di Livorno, Torromino cerca Bellazzini, poi ancora Torromino, viene fermata l'azione dalla retroguardia Viola, è Livorno tuttavia che va a recuperare la palla con la propria retroguardia Ghinassi che cercherà presumibilmente, e così è, il numero 16 Fontana ancora per Ghinassi, ancora Fontana. Attenzione ragazzi a non combinare qualche pasticcio, ancora Fontana che cerca il pallone in avanti, interviene poi Giampà se non vado errato, pallone che finisce poi sul fallo laterale in favore della squadra ospite dei Viola, che l'andrà a battere con Samuele Bandini.
ancora Samuele Bandini, perché la palla nel frattempo è tornata fuori, quando siamo giunti al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, punteggio 1-0 a favore del Certaldo. Livorno che manovra con Apolloni, poi per Fontana. Giampà, anzi Gargiulo, che cerca il compagno in avanti, Bellazzini. E ancora l'onnipresente Bandini che spazza via. Livorno che può ripartire, fallo laterale, battuto da Ghinassi, Ghinassi per Giampà, Giampà che manda sulla destra, ma sono azioni, come dire, forse un po' approssimative. Livorno che perde la palla ed è il Certaldo che può ripartire. Ancora Livorno sulla fascia destra, pallone in fallo laterale, Apolloni lo va a rimettere, Apolloni verso Giampà, palla che viene mandata verso Torrovino che viene letteralmente un po', non dico strattonato, ma sicuramente un po' gli viene resa la vita un po' difficile. Pallone che finisce poi in fallo laterale. C'era un fallo su Torrovino secondo te, Luca? Ma se era in area di rigore, non tale da giustificare un calcio di rigore, sicuramente ci ha dato un po' di mestiere il difensore del Certaldo, poi dopo è stata fischiata la punizione francamente incomprensibile contro Torrovino, che aveva provato a recuperare il pallone, il pubblico del Picchibo diciamo protesta e ha ragione, perché effettivamente non era fallo. Comunque ha fatto bene Torromino a rimanere in piedi, non cercare, come dire, necessariamente il fallo, perché poi magari ci poteva anche scappare una munizione. Palla che arriva verso Bellazzini, ma viene fermato poi dalla retroguardia del Certaldo. Nel frattempo l'arbitro fischia la fine del primo tempo, quindi si chiudono le ostilità praticamente al 45esimo, anzi al 46esimo, dopo un minuto di recupero. Vediamo Paolo Werner che sta salendo le scale. Paolo, inaspettatamente alla fine del primo tempo dobbiamo commentare il vantaggio del Certaldo. Sì, è un vantaggio casuale, non è che sia un vantaggio, mi dato un rigore forse dato con troppa precipitazione dall'arbitro. Fatto sta che abbiamo assistito a un Livorno in preda alla solita confusione tecnico-tattica, cercano faticosamente un assieme, ciò non arriva, il Livorno si innervosisce e adesso va a riposo in svantaggio. E vedremo i correttivi. Certo, secondo me un Gelsi fin dal 46esimo del secondo tempo non sarebbe male. Beh, però Paolo, ecco, sul rigore, inizialmente qui in tribuna stampa era sembrato che addirittura ci fosse stato che l'arbitro avesse indicato il corner, poi invece c'è stato questo parlottio e si è andati verso il dischetto, si è capito, e dovrebbe essere per un fallo di mano di Ghinassi. È un fallo di mano. Ma è un fallo di mano veniale probabilmente. Ma probabilmente teneva la mano, il braccio staccato dal corpo e ha colpito la palla. Però a me è sembrato che avesse indicato subito il dischetto, onestamente. Poi è andato a parlare col guardaline e gli ha confermato il fallo di mano e lui ha dato il rigore. Però onestamente Livorno poteva fare di più. Mi sembra che si cambino gli uomini, ma il problema rimane lo stesso. C'è troppo nervosismo, sono troppo frenati, insomma bisogna trovare un po' più di tranquillità e poi mettere secondo me gli uomini migliori, non lasciarli in panchina. Beh, però questo è anche legato alle quote, all'utilizzo degli under.
si mettano dall'inizio e poi si sostituiscano, cioè si faccia entrare quelli un po' meno bravi sulla fine della partita, quando l'inerzia è a nostro favore. Amici di Amaranta It, ben ritrovati. Siamo qui con Alberto Squilloni e Paolo Maiuri. Una battuta velocissima perché le squadre sono già in campo. Inizio con Alberto, tra l'altro due sponsor, diciamo, entrambi quest'anno. Prego Alberto, una partita veramente, punteggio inaspettato al momento. Inaspettato, però per il gioco espresso mi sembra che magari non rispecchi esattamente l'andamento del primo tempo, però noi abbiamo fatto poco, molto poco. Grazie Alberto. Paolo Maiuri. Una partita, un primo tempo, grande delusione, ci aspettavamo una squadra ferita nell'orgoglio dopo le vicissitudini settimanali, con una rabbia da mettere in campo, invece questa rabbia non si è vista. È un gioco asfittico, i soliti problemi tra centrocampo e attacco, c'è 30 metri, ci affidiamo ai soliti lanci lunghi a Torromino, che ha marcato da tre difensori, quindi ogni giocata è una palla persa, e nelle ripartenze purtroppo non riusciamo a individuare in Bellazzini il play che può darci una svolta. Bene, grazie Paolo, grazie anche Alberto. E partita che è ripresa da praticamente 4-5 secondi. Ricordo il punteggio alla fine del primo tempo, Certaldo in vantaggio per 1-0, quindi ripresa che riprende con questo risultato abbastanza insolito, direi, perché ovviamente tutto ci aspettavamo meno che trovare il Livorno sotto alla fine del primo tempo. Non ci sono, mi sembra, sostituzioni. Chiedo anche conferma, viene confermato, quindi vado anche a rileggere le formazioni con le quali le due squadre sono in campo. Ecco qua, andiamo a vedere. Il Livorno gioca con Mazzoni, Franzoni, Ghinassi, Giampà, Fontana, Nunzi, Gargiulo, Apolloni, Bellazzini, Torromino e Ferretti in panchina, assieme all'allenatore Buglio. Abbiamo Fontanelli, Milianti, Pulina, Giuliani, Frati, Durante, Gelsi e Pecchia. Per quanto riguarda il Certaldo, abbiamo Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Pampalone, Razzanelli, Corsi, Bernardini, Nuti, Camberi, Baccini, Martini in panchina, Di Furia, Biagini, Acatullo, Orlandini, Adelucci, Borgognoni, Dini, Ulivieri, Cristi. L'allenatore è Ramerini, l'arbitro, ricordiamo, Nannelli, della sezione del Valdarno. Livorno che intanto sta provando una percussione interessante in avanti, però viene fermata dal Certaldo, assistito, dicevamo, dai guardalini e Lumetta e della Bertola. Siamo intanto giunti al terzo minuto nel corso della ripresa. Punteggio, ripeto, 1-0 fuori degli ospiti. Luca Prea, come vedi il Livorno? Ma Livorno che è partito abbastanza aggressivo, sta cercando di far salire il baricentro della la squadra, Buglio. Però il Certaldo si difende con ordine. Ora speriamo che Livorno possa provare a trovare il bandolo della matassa. Situazione molto difficile perché Livorno in questo momento ha poche idee, anche molte assenze, va detto, al netto poi delle squalifiche, che sono molti infortunati fuori, e Certaldo che si difende con estremo ordine. Bene, grazie Luca. Livorno che sta manovrando sulla fascia sinistra, si va a cercare la testa di Bellazzini, ma la palla finisce fuori.
ed è quindi il portiere del Certaldo Orsini che può rimettere dal fondo. Ricordo che naturalmente in questa seconda parte di gara cercherà di mettere alle strette il Certaldo con maestria. Giampà riesce a liberare, a giostrare e poi a liberare la propria difesa. Certaldo che con Bandini, anzi no, con Vecchiarelli, va a rimettere. Livorno che può impostare. Sulla fascia sinistra la squadra Amaranto cerca di costruire gioco e spazi, ma in Certaldo con molto ordine e molta lucidità ogni volta interrompe le trame offensive della squadra di casa. La squadra di casa adesso parte con Apolloni, l'arbitro la vede anche un fallo, viene ammonito, non viene ammonito perché sembrava che fosse partito per l'ammonizione, poi invece palla viene battuta da Camberi. Ancora Certaldo sulla fascia destra, Lanzanelli per Bernardini, poi Nuti, viene poi intercettata la sfera da Nunzi. Livorno che va a battere questo calcio di punizione, la palla viene data indietro a Giampà, attenzione. Adesso poi arriva a Franzoni. Franzoni che cerca spazio, penetrazione, ci riesce, ma viene poi anticipato da Vecchiarelli. Va poi in terra il giocatore del Certaldo. E quindi è proprio il portiere della città che dette i natali a Boccaccio a rimettere, anzi ad abbattere questo calcio di punizione. Orsini manda la palla verso il numero 7 Camberi. Camberi viene intercettato, ma è ancora il Certaldo che imposta. Livorno che cerca la penetrazione, la palla, la penetrazione verso Gargiulo, anzi verso Ferretti, viene anticipato e quindi è Certaldo che è ripartito. Il Livorno ancora riesce a possessarsi la sfera, ancora di nuovo il Certaldo, Certaldo che riesce ad arrivare nell'area livornese, pallone che viene combattuto, ma è la formazione Amaranto ad uscire palla al piede con Ghinassi. Certaldo che però riesce a tornare in possesso della sfera e quindi di nuovo il Certaldo. La palla arriva al numero 15 Amaranto, Nunzi. Nunzi che cerca il fraseggio con
con Fontana, poi ancora siamo sulla fascia sinistra ed è ancora il Livorno che sta manovrando. Il numero 2 Giampà, nel frattempo ci sono dei bei cori nella curva nord. Livorno che sta, è una fase della partita con un gioco molto spezzettato, è sinceramente anche difficile descriverla, però il Certaldo tenta la penetrazione con Baccini. Livorno poi che può ripartire, la palla arriva ma l'arbitro, vediamo, viene segnalato il fuorigioco, ai danni di Ferretti. Effettivamente sembra che ci fosse, non ci sentiamo di dire nulla in contro questa decisione oggettivamente, perché però l'arbitro aveva fischiato precedentemente un fallo. Nel frattempo le hostess del Livorno portano il borderò della serata, ci sono 823 spettatori paganti ai quali vanno aggiunti 1865 abbonati, per un totale spettatori per quanto riguarda la quota partita di 2688 spettatori. La quota partita per quanto riguarda l'ingresso è di 21.305 euro. Certaldo che può battere questo calcio di punizione, finalmente si può andare a battere la punizione. Pallone che arriva verso Tamberi, tenta poi il passaggio per Baccini e poi Bernardini, la palla finisce sul fondo, è Luca Mazzoni che può rimettere dal fondo. Luca, fase della partita con gioco molto spezzettato. Sì, assolutamente, Livorno che prova a fare la partita, a cercare il pareggio anche con una manovra, ma il Livorno non riesce, vedi, poche idee confuse, adesso un'altra palla persa a centrocampo, al Certaldo basta veramente poco per arginare gli attacchi del Livorno, che adesso viene avanti con Bellazzini, palla a Nunzi, uno dei migliori va detto stasera, ancora Bellazzini, ancora Nunzi sulla fascia, prova in mezzo a 3-4 maglie viola che ovviamente lo chiudono e ripartono, forse subisce anche fallo Nunzi, il Livorno che prova a ripartire, ma con ora Giampà recupera il pallone e Livorno che prova a di nuovo a imbastire un'azione d'attacco, attenzione, Bellazzini entra in area, prova a puntare il difensore, tiro a giro deviato, niente, palla sul fondo, l'ha provato Ferretti sul tiro di Bellazzini a trovare la deviazione vincente, ma non c'è stato verso, occasione comunque molto importante per il Livorno. Assolutamente sì, anche una bella azione, devo dire, un'azione che un po' riscatta, diciamo, quanto accaduto finora, poi però purtroppo la deviazione finale non è stata vincente. Intanto c'è una sostituzione, pare una doppia sostituzione, esce il numero 16 Federico Fontana e al suo posto entra Lorenzo Pecchia, che ricordiamo lo scorso anno nel Livorno, poi la parte finale nella Pro Livorno. E l'altra sostituzione, esce invece Nunzi ed entra Durante, quindi Durante entra al posto di Nunzi e invece Pecchia al posto di Fontana. C'è anche una sostituzione nel Certaldo, perché entra il numero 14 Marco Acatullo al posto del numero 9 Davide Baccini, che è l'autore del gol.
Ecco intanto il portiere del Certaldo, Leonardo Orsini, che batte dal fondo. Certaldo che può manovrare sulla fascia sinistra, il numero 7 Camberi che dà indietro a Vecchiarelli, Vecchiarelli che tenta il passaggio per Samuele Corsi, pallone che viene poi intercettato da Tommaso Ghinassi, Ghinassi che quindi passa parte sulla fascia sinistra. Calcio di punizione a favore di Amaranto, che possono impostare poi sulla fascia destra, in questo caso è Pecchia che tocca il suo primo pallone, la palla poi arriva a Bellazzini e ancora Gargiulo, Gargiulo indietro per Ghinassi, Ghinassi che tenta l'apertura per Torromino. Vediamo, viene atterrato in area di rigore, vediamo l'arbitro che cosa decide. L'intervento ai danni di Ferretti. Mi sembra che calcio di rigore a favore del Livorno. Quando siamo giunti al 15° minuto, Bellazzini va dal dischetto ed è gol, gol, pareggia il Livorno 1-1 quando siamo al 15° minuto del corso della ripresa, quindi il Livorno perviene al pareggio 1-1. Vi sentiamo anche lo speaker ufficiale della squadra Amaranto che incita il nome dell'autore del gol Amaranto, Tommaso Bellazzini, che ha portato dunque sul risultato di parità la squadra di Buio. Luca, pareggio direi meritatissimo comunque in ogni caso, perché la sconfitta va riconosciuto. Nel frattempo vediamo in curva, forse ha preso fuoco un pedardo, magari magari ecco, vediamo anche che ecco, no, è stato spento subito, probabilmente qualcosa, mi ha dato l'impressione che si potesse appunto sviluppare un fuoco, ma subito è stato spento. Adesso è Certaldo che con il numero 3 Vecchiarelli tenta questo calcio di punizione, Vecchiarelli che va a mettere al centro, ma è la difesa Amaranto con Ghinassi che libera. Luca Prea, stavo dicendo, pareggio comunque meritato, perché per quanto dobbiamo riconoscere a Certaldo lucidità e compostezza, però insomma il vantaggio, ecco, intanto vediamo il Livorno sulla fascia sinistra, Ferretti, la palla arriva poi, niente, libera praticamente con Nuti, la difesa del Certaldo. Sì, sì, pareggio meritato sicuramente per l'approccio almeno alla ripresa, in cui il Livorno ci ha messo più forza e convinzione. Chiaramente quando occupi in maniera costante la metà campo avversaria, poi ovviamente le situazioni si vengono a creare. Il rigore comunque assegnato al Livorno netto, nessun dubbio, anche i difensori del Certaldo non hanno praticamente accennato a nessuna protesta. Molto bravo Bellazzini a trasformare con freddezza. Torromino, mi sembra. Quindi fallo era
Ecco ancora Livorno che prova questa azione offensiva, viene però fermato. Andiamo a vedere, stavamo parlando con Luca Prea, per cui cerchiamo di ricostruire un attimo l'azione e descriverla. Nel frattempo era Ferretti che aveva tentato la percussione in area. Nel frattempo c'è questo Bandini che tenta nell'area di rigore livornese di girarsi e di tirare, ma viene ribattuto l'azione, quindi è il Livorno che può ripartire. Bella azione, veramente spettacolare. Il Livorno che si però oggettivamente non ci era sembrato fuori gioco. L'arbitro invece ravvisa una posizione di offside Torromino, ma in realtà non ci era sembrato. Sembrava l'azione invece molto bella, aperta con un colpo di tacco di Gargiulo. Nel frattempo ci sono delle intemperanze in tribuna, cerchiamo di capire anche qual è la situazione. Probabilmente ci sono dei tifosi del Certaldo e del Livorno che si sono un po' presi. Ma torniamo a descrivere l'azione è il numero Gargiulo che aveva tentato di imbeccare il compagno Bellazzini, ma poi la palla è stata riconquistata dal Certaldo, che è ripartito. Adesso siamo addirittura in prossimità dell'area di rigore del Livorno con questo calcio di punizione. Ricordo il punteggio 1-1 quando siamo al 21esimo per l'esattezza del secondo tempo. Andiamo a vedere chi è sulla palla, dovrebbe essere Bandini, che cercherà di mandare la palla, è Razzanelli che cercherà di mandare la palla nel centro dell'area Amaranto, dove sono schierate entrambe le squadre. La palla arriva, viene però respinta in testa da Ghirassi, il tiro di lontano di Vecchiarelli viene ribattuto dalla difesa Amaranto. Livorno che può ripartire. È stato molto bello l'intervento volante di Pecchia, ma azione che è stata fermata. Livorno che può, l'arbitro interrompe il gioco, calcio di punizione a favore della squadra livornese, che quindi può ripartire. È ancora Pecchia che cerca il compagno, per l'esattezza Bellazzini. Altra sostituzione nel file del Livorno: esce il numero 4 Apolloni ed entra il numero 23 Alessandro Gelsi. Gelsi, che quando lo abbiamo visto all'Opera ci è piaciuto molto, un giocatore interessante, figlio tra l'altro di Michele Gelsi, che fu nel Livorno nella stagione della promozione dalla C1 alla B. Però attenzione, perché il Certaldo penetra dall'area di rigore livornese, niente da fare. Livorno fa buona guardia, quindi è la formazione Maranto che può ripartire sulla fascia sinistra. Ecco Pecchia che passa indietro per Ferretti che si sta spendendo moltissimo per la sua squadra, recupera avanti
fa il centrocampista, va a recuperare i palloni, ovviamente è una prima punta, quindi fa l'attaccante. Attenzione perché GLC, che ha anche, viene steso in terra senza troppi complimenti, chiedo scusa perché si trattava di Durante e non di Gelsi che era stato steso in terra. Prego Luca, vuoi dire qualcosa? Sì, no, rispetto a quanto abbiamo detto prima specificavo che il fallo da rigore è stato il rigore è stato provocato per un fallo su Franzoni, non su Toromino. Ecco, allora è stata una girandola di nomi perché prima era stato detto Ferretti, poi Toromino, adesso Franzoni, poi magari vedremo meglio. Purtroppo non nascondo non di dire che qui siamo in una posizione ottima, però a volte ci sono delle persone che si posizionano davanti e che creano problemi nella visuale, ecco, diciamo in questo modo. Quindi va a battere dal fondo Leonardo Orsini. Orsini, la palla arriva oltre la metà campo, e ancora il Certaldo che riesce a cerca di entrare nell'area del livornese, nella metà campo livornese, ci riesce sulla fascia destra, Certaldo con Bandini che cerca di girare al centro dell'area, ma la palla viene intercettata dalla squadra Amaranto. Ed il Livorno può partire sulla fascia destra verso Torromino, Torromino che va a prendere la palla, Torromino che cerca naturalmente di mettere al centro, così è, viene, cade a terra Ferretti, ma l'arbitro dice che si deve continuare. Livorno dunque che insiste ancora, e ancora Pecchia che serve ma no ovviamente non si tratta di rete, si tratta invece di un calcio di punizione a favore della squadra ospite, che effettua anche una sostituzione, quindi vediamo chi esce e vediamo anche chi entra. Entra il quindi entra Olivieri ed esce Martini, quindi assetto tattico che anche nel Certaldo rimane pressoché immutato. Certaldo che naturalmente forse leggermente arretra il baricentro, il Certaldo con questa sostituzione, vediamo poi nell'evoluzione. Ricordo anche che le due squadre si sono presentate in campo, il Livorno con un 4-3-1-2 e il Certaldo in origine con un 4-4-2, per cui diciamo con una trazione più offensiva da parte del Livorno. Livorno che comunque, quando siamo giunti al 27esimo minuto del secondo tempo, ha raggiunto il pari, ricordiamo 1-1, manovra adesso in avanti, palla che arriva verso il portiere del Certaldo, va Ferretti a dare noia, però niente, la palla finisce sul fondo, quindi è il Livorno che può ribattere laterale, finisce a fare laterale, volevo dire, è il Livorno che però è nell'area di rigore del Certaldo, il tiro da lontano di bene, cerchiamo di capire anche chi ha effettuato la conclusione. Certaldo che rimette dal fondo, palla che finisce adesso fuori,
Allora il tiro era di Gargiulo. Pecchia. Pallone che arriva in prossimità degli avanti livornesi. Certaldo che con fare indomito cerca di creare fastidio comunque al Livorno. Adesso è numero 4 Dutti in terra, si rialza. Ci sarà un calcio di punizione a favore della formazione fiorentina e anche però un'altra sostituzione va a entrare, il numero 20 Cresti, ed esce il numero 10 Corsi, quindi Samuele Corsi lascia il campo a Cosimo Cresti. Ovviamente Certaldo cerca anche un po' di perdere tempo, è comprensibile. Siamo giunti al trentesimo, quindi alla mezz'ora, quando è il punteggio, ricordo, è ancora in parità 1-1 tra le due squadre. Va adesso Vecchiarelli a battere questa punizione dalla sinistra, le due squadre sono schierate in area di rigore del Livorno, la palla passa pericolosamente fra le gambe di alcuni giocatori, però mantiene la proprietà d'essa il Certaldo, Certaldo che cerca di creare queste difficoltà alla squadra Amaranto e un po' ci riesce, però la difesa labronica va detto che con grande autorità in questo caso riesce a condurre a conclusione l'azione. Livorno che dunque può ripartire sulla fascia sinistra. È Durante che il tiro e gol, si toglie la maglia. Sommerso da un nugolo di giocatori, l'autore della rete Amaranto, che poi quando si alzeranno vedremo chi è, perché è stato letteralmente sommerso dai Ferretti che ha segnato e quindi portando in vantaggio la formazione Amaranto. Quindi Ferretti che segna, va in vantaggio il Livorno, quindi allo stadio Armando Picchi di Ardenza in Livorno, Livorno 2, Certaldo 1, quando siamo giunti al 32esimo minuto della ripresa, quindi Livorno che è riuscito, lo stavamo appena dicendo, che stava acquisendo autorità il Livorno e alla prima occasione ha stabilito il vantaggio, quindi ristabilendo la superiorità che sulla carta, ma non solo sulla carta, la formazione Amaranto ha chiaramente sulla squadra volenterosa, ma sicuramente con più limiti del Certaldo. Certaldo che adesso tenta una percussione in avanti, ma è Gargiulo che libera. Luca
stavo dicendo che il Livorno stava acquisendo autorità e nell'azione proprio che era riuscito a sbrogliare in difesa aveva dimostrato una certa, diciamo, superiorità nel controllo ed è arrivato il gol. Vediamo però questa azione, la palla che arriva però dalle parti di Durante, però la palla poi esce sul una rimessa laterale a favore del Certaldo. Ecco, ti sembra che effettivamente Livorno abbia lasciato forse alle spalle il momento più buio? Questo lo vedremo adesso in questo finale, sicuramente un gol fondamentale. Livorno ha giocatori che chiaramente, l'abbiamo sempre detto, per la categoria sono molto importanti e si vedono in questi momenti difficili. La palla vagante in mezzo all'area di rigore, Ferretti è stato bravissimo ad arpionarla e scagliarla subito trovando l'angolino basso. Ricordo che chiaramente aveva messo un po' le tende nella metà campo del Certaldo, pur senza fare un gioco spumeggiante, comunque aveva creato un paio di situazioni. Grandi parate il portiere del Certaldo, va detto, non ne ha fatte, però il vantaggio del Livorno è sicuramente figlio di una certa superiorità tecnica innegabile e anche di un mutato atteggiamento più propositivo e più aggressivo in questa ripresa. Bene, grazie. Grazie Luca, e effettivamente sì, è così. Ormai si sta andando verso la conclusione della partita perché mancano 10 minuti, poi il recupero. Però se la squadra Amaranto riuscirà a mantenere la calma, sta esprimendo in questi minuti una maggiore sicurezza. Livorno che può ripartire, adesso la palla va verso Ferretti. Il tiro però viene mandato letteralmente alto sulla traversa, parecchio alto sulla traversa, quindi un'azione che poteva essere sicuramente giocata in un miglior modo, ma non bisogna lamentarsi perché la partita si era messa male. Adesso il Livorno sta conducendo 2-1, Livorno che adesso con il numero 24 Pecchia arriva sul fondo, ma al momento di crossare al centro viene esteso, l'arbitro però dice che non è fallo, un contrasto di gioco, quindi si può riprendere dal fondo ed è Leonardo Orsini che batte quindi là dal fondo. Leonardo Orsini, pallone che arriva oltre la linea mediana del campo, tenta di entrarci Camberi, ma viene in qualche modo la palla giocata dal Livorno. Vecchiarelli rimette dal fallo laterale, pallone che viene poi buttato verso il portiere del Certaldo e quindi la squadra viola imposta la sua azione con Bernardini per Vecchiarelli sulla sinistra, tenta di fuggire sulla fascia, il cross però viene ribattuto da Gargiulo. Ancora Vecchiarelli, quindi alta sostituzione del Certaldo, esce Nuti ed entra Dini, quindi è uscito Nuti ed è entrato Dini. Vecchiarelli con la palla in mano aspetta il momento di effettuare la rimessa laterale. Frattempo belli cori dei tifosi del Livorno, Amaranto olè, questo è quello che dicono. Livorno che può partire Durante, ma viene fermato dall'arbitro, dice che era fallo laterale, quindi è sempre la formazione ospite che può battere dalla linea bianca. Ancora Vecchiarelli dal fallo laterale, Certaldo che sta cercando di pressare
la squadra livornese. Poi il tiro di Vecchiarelli che però si infrange sull'esterno della rete e quindi si può ripartire con Mazzoni che appunto dal fondo la palla arriva a Ferretti, viene però fermato. Ancora il Certaldo che cerca di spendere le ultime energie per tentare di ristabilire la parità, generosa la prova della formazione ospite, pallone che finisce sul fondo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Certaldo, per cui è il Livorno che può andare a battere questa rimessa laterale. Palla adesso a Torromino, si cerca il Livorno, cerca Livorno di crearsi spazio sulla fascia sinistra, siamo giunti intanto al 41esimo esatto nel corso del secondo tempo, il punteggio ricordo è di 2-1 a favore del Livorno che però aveva finito il primo tempo in svantaggio 1-0, Livorno che ha dato prova nella ripresa di avere, cosa che sapevamo, di avere maggiore caratura, maggiore qualità e questa è venuta fuori, maggiore autorevolezza, poi con la calma. Livorno che intanto nell'area di rigore del Certaldo ci prova, attenzione, il tiro di Durante che impegna severamente il portiere. Livorno che dunque è andato anche vicino alla terza rete. Stavamo dicendo che appunto nella ripresa Livorno ha acquisito maggiore autorevolezza e quindi è andato a prendersi questo vantaggio che adesso sta difendendo. Il gran tiro, la grande punizione, ma finisce molto alta sulla traversa, assolutamente fuori misura da parte del Certaldo il tiro di Vecchiarelli. Quindi Livorno che può ripartire con Mazzoni. Anzi no. Ah sì, Mazzoni che dà al compagno, la palla viene poi mandata verso Gelsi. Però è il Certaldo che è riuscito a farsi nuovamente avanti, Livorno però che controlla, lo spunto verso Durante che cerca di superare in velocità
Vecchiarelli, ma non ci riesce. Vecchiarelli riesce a fare buona guardia, e è ancora il Certaldo con il numero 20, molto bravo, devo dire, questo Cosimo Cresti, che riesce a comunque tenere palla e impostare l'azione offensiva. Ed ecco, adesso abbiamo Bandini sulla fascia destra. Ci sono alcuni elementi effettivamente molto interessanti in questa squadra di Ramerini. Intanto però Livorno, che attenzione, e peccato, perché si fa anticipare Ferretti, che si fa anticipare dal portiere, e quindi sfuma ancora una volta l'opportunità della terza rete. E adesso è il Certaldo con il numero 7. Vediamo anche un cartellino, Camberi. Vediamo anche c'era sembrato che potesse esserci un'ammonizione, ma invece effettivamente non ce ne sarebbe stato motivo. Però intanto il Livorno va a fare un'altra sostituzione, esce Bellazzini ed entra Jacopo Giuliani. Quattro minuti di recupero assegnati dall'arbitro Federico Nannelli del Valdarno. Ricordiamo anche gli assistenti Rumetta di Piombino e Della Bartola di Pisa. Quindi 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 49esimo. E è il portiere del Livorno. Ecco, intanto anche una sostituzione nelle file del Certaldo. È entrato Biagini al posto di Bandini. Bandini, autore di una buonissima prova, evidentemente ha speso molto, ed entra Biagini, Giulio Biagini 2001, così come Samuele Bandini, anche egli del 2001. Livorno che intanto va a battere dal fondo, e un minuto quasi dei quattro concessi dall'arbitro è passato. Quindi Certaldo che va a rimettere fallo laterale sulla fascia sinistra, il giocatore viola in terra. Vediamo l'arbitro cosa dice. Calcio di punizione a favore del Certaldo. Il giocatore è Cresti. Va a battere Vecchiarelli, l'onnipresente direi Vecchiarelli. Il tiro nel centro per gli avanti certaldesi, ma vengono invece anticipati dai difensori del Livorno. Livorno che può ripartire, palla però che viene spazzata letteralmente in fallo laterale, quindi è ancora il Certaldo con Ranzanelli. Camberi. Vecchiarelli, palla che finisce sul fondo. Siamo sotto la curva nord, Fabio Bettinetti. L'azione di gioco si sta sviluppando proprio con la rimessa dal fondo del portiere Amaranto.
viene poi intercettata la palla dal portiere, intercettando Leonardo Orsini. Mancano praticamente 60 secondi alla fine di questa partita. Livorno che, ripeto, sta conducendo 2-1, che sta portando in porto questa vittoria sul Certaldo, vittoria sofferta. Certaldo che era passato in vantaggio, poi dopo la squadra amaranta è riuscita a pareggiare e quindi a portarsi anche avanti. Il tiro adesso, attenzione, di Razzanelli, viene poi deviata la palla e quindi calcio d'angolo. Quando siamo al 48esimo e 30 secondi, e anzi 49esimo, spaccato, l'arbitro fischia addirittura forse con qualche secondo di anticipo, e risultato finale: il Livorno batte il Certaldo 2-1 allo stadio di Ardenza. Luca Aprea, vittoria comunque, diciamo la verità, giusta, corretta e meritata, su questo non ci piove, però va anche detto che questa sofferenza del primo tempo è un qualcosa su cui bisogna riflettere. Assolutamente sì, secondo tempo sicuramente migliore per piglio e approccio alla gara. Dal punto di vista del gioco della manovra sono venuti fuori i soliti problemi, un Livorno che fa fatica a creare gioco, che si affida soprattutto alla qualità dei propri singoli per uscire da situazioni complicate. Certaldo che in questa stasera sicuramente ha dimostrato di non valere l'ultimo posto in classifica, perché ha giocato una signora partita, e nel primo tempo ha provato a legittimare il vantaggio con un avvio molto intraprendente. Una volta trovato il calcio di rigore, nella ripresa è venuto fuori il Livorno che è riuscito anche con merito a trovare una vittoria sofferta ma fondamentale. Vuoi ricordare, Luca, i marcatori? Certaldo in vantaggio al 10° minuto del primo tempo con Baccini sul calcio di rigore, al 21° del secondo tempo sempre sul calcio di rigore Bellazzini ha pareggiato per il Livorno, poi è arrivata la rete decisiva della vittoria firmata da Ferretti. Paolo Werner, allora, alla fine tu avevi detto addirittura 4-1, è finito 2-1, ma insomma l'importante però è vincere. Secondo tempo comunque lo abbiamo detto in cronaca che poi i nostri amici ascolteranno in differita, però insomma abbiamo detto che il Livorno è salito, ha acquisito autorevolezza e tranquillità. Nel momento in cui ha assunto questa dimensione di tranquillità è arrivata la vittoria. Non so se sei d'accordo. Sì, è stato bravo Buglio in panchina che ha fatto i correttivi giusti, la squadra ha ripreso poi le redini del centrocampo, è una legge del calcio, se tieni in mano le chiavi del centrocampo le partite le vinci. Comunque è una vittoria che sta nella logica delle cose, la differenza tra Livorno e Certaldo c'è tutta, sai, anche loro hanno giocato la partita della vita, questi ragazzi in maglia viola quando avranno, ai noi, la nostra età, potranno ricordare nelle scene natalizie che hanno giocato a Livorno e fino al 20° della ripresa erano in vantaggio, ma era nella logica delle cose che Livorno la vincesse. Sì, era nella logica delle cose, però va riconosciuto e va fatto un plauso al Certaldo, perché credo sia ultimo in classifica e oggettivamente mi aspettavo una squadra diversa, invece con grande cuore, grande come dire, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, e ha dato del filo da torcere a Livorno. Adesso il Livorno lo aspetta una trasferta. Paolo, come vedi questa prossima partita, con chi e come ci... Mi sembra si giochi a Fucecchio, però non sono dove si gioca. Aspettiamo un attimo di sapere dove giochiamo. È comunque un Livorno che sono convinto piano piano smetterà di subire questi blackout psicologici, a mio parere. Forse era anche meglio lasciar perdere la
conferenza stampa di ieri e rimandarla magari a lunedì, ecco. Allora, torniamo a Santa Croce, però contro la Cuoio Pelli, questa volta quindi contro i padroni casa. Avremo comunque, diciamo, dalla nostra, andando a Santa Croce, il vantaggio che si conosce già lo stadio, Paolo. Sì, conosciamo lo stadio, il campo molto bello. Speriamo rinforzino un po' il bianco delle righe, perché si vedevano abbastanza con fatica in sede di telecronaca. Però vabbè, dai, no, questo è il campionato, ci saranno partite più dure, meno dure, ma cioè, poi alla fine il Livorno lo vincerà con parecchie lunghezze di vantaggio. Bene, ringrazio Paolo Werder, ringrazio anche Luca Prea, naturalmente da Marco Ceccarini è tutto. Ricordo il punteggio finale allo stadio Picchi di Ardenza: Livorno batte Certaldo 2-1 per la sesta giornata del campionato di eccellenza regionale. In questo anticipo del sabato sera, un sabato sera abbastanza freddo da un punto di vista climatico, ma invece caldo per quanto riguarda il punteggio e la classifica, perché il Livorno consolida naturalmente la prima posizione. Appuntamento per quanto riguarda le nostre trasmissioni e iniziative. Ovviamente questa partita andrà in differita, mentre la prossima da Santa Croce sull'Arno per Cuoio Pelli di Livorno torneremo con le dirette.